tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Presentati i 5 nuovi primari dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Incidente in superstrada causato da un restringimento di carreggiata, donna ferita portata in ospedale. Una buca grande quanto un cratere nella zona industriale di Bellocchi di Fano, protestano i camionisti. La residenza per anziani Famiglia Nova si allarga, ora potrà ospitare 20 persone in più. Confcommercio inaugura la sua nuova sede in via San Francesco, nel cuore della città di Fano. A Pesaro c'è attesa per l'accensione dell'albero di Natale che darà il via ad oltre 50 eventi in programma. Nino Frassica a Cartoceto chiude il Galà del Gusto del festival dedicato all'olio d'oliva. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, cari telespettatori di Fano TV, Occhio alla Notizia sul canale 17. Andiamo subito a Pesaro, dove questa mattina i vertici di Marche Nord, dell'azienda ospedaliera, hanno presentato 5 nuovi primari. Andiamo a conoscerli. 5 nuovi primari per l'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. La presentazione è avvenuta questa mattina presso la sala riunioni di Piazzale Cinelli nel corso di una conferenza stampa. In ordine di arrivo i direttori di unità operativa complessa sono Alfredo Santinelli, il nuovo direttore di anatomia patologica, Carlo Pazzaglia, direttore di immunoterapia e trasfusionale, Luca Dascanio, direttore di otorinolaringoiatria e Mauro Mancini, direttore della farmacia ospedaliera e Aurelio Spinelli, neodirettore di medicina nucleare. Dal 2016 ad oggi su 38 unità operative sono stati effettuati 22 processi concorsuali per le strutture complesse, ci spiega il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, con diversi innesti di nuovi direttori, anche quarantenni, abbassando l'età media dei primari, con elevate professionalità, come dimostrano i dati che hanno elevato le performance e le complessità della casistica trattata. Grazie agli investimenti realizzati con i fondi stanziati dalla Regione Marche e con le esperienze di nuovi professionisti, l'azienda ospedaliera, sottolinea la direzione, ha raggiunto traguardi e numeri rilevanti che portano l'azienda a livelli di eccellenza in Italia. Come direzione abbiamo cercato di mantenere velocemente il turnover, tant'è che in 4 anni abbiamo garantito la copertura di 22 primariati su 38 strutture sanitarie. Sicuramente abbiamo aumentato la produzione, abbiamo lavorato sull'abbattimento liste d'attesa, abbiamo aumentato la complessità delle prestazioni, abbiamo lavorato sull'abbattimento della mobilità passiva e sull'aumento della mobilità attiva. Presente alla conferenza stampa anche il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli. Questa capacità di tutto il sistema di sostituire rapidamente quelle che sono le figure che vanno via, vanno in pensione, è un primo segnale positivo. Il secondo è, vuol dire, la qualità della scelta. Il meccanismo di scelta affidato completamente a percorsi tecnici è cambiato, insomma, anche questo rispetto al passato. Ci sono regole nuove diverse, di fatto non è più una selezione di natura politica, una selezione che avviene attraverso titoli. La prova ha fatto in modo che in questi anni si alzasse ulteriormente anche il livello e la qualità. Alla conferenza stampa stamane è intervenuta anche Nadia Storti, direttore generale Asur Marche, per la continuità sul territorio dei percorsi terapeutici. Una foto di gruppo poi a chiusura della presentazione ha suggellato questa nuova partenza dell'azienda, nel segno però della continuità con le professionalità che li hanno preceduti e che la voce velata da un pizzico di emozione della neoconfermata direttrice Capalbo, che ha tenuto a sottolineare come il suo proposito di rinnovare e qualificare Marche Nord, assunto 4 anni fa, è stato spinto sempre dallo stesso grande entusiasmo anche di allora. Ed ora la cronaca, un incidente in superstrada, un tamponamento tra una utilitaria ed un mezzo adibito alla manutenzione stradale lungo la E78, poco dopo le 15 di oggi, all'altezza dello svincolo per Fano Sud.
per ragioni ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Cagli, che è intervenuta con una pattuglia sul luogo dell'incidente. Una Panda con a bordo due persone, un uomo alla guida ed una donna, hanno tamponato un furgone intento ad operare un restringimento di corsia lungo la carreggiata in direzione Fano. Nell'urto il parabrezza dell'auto è andato in frantumi e la donna, per il contraccolpo della cintura di sicurezza, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza l'autovettura, illesi gli operai che stavano lavorando sulla sede stradale. E adesso invece andiamo a Bellocchi di Fano, nella zona di industriale, perché alcuni segnalatori ci hanno fatto notare una buca davvero di grandi dimensioni che sta causando non pochi problemi alla viabilità, in particolare ai camionisti. Gli autisti e autotrasportatori la chiamano ironicamente la piscina. È una grande depressione nell'asfalto che ha creato tre grosse buche di svariati centimetri di diametro per altrettanti di profondità, che in presenza di abbondanti piogge crea una pozza d'acqua gigante nello spartitraffico all'incrocio tra via Einaudi e via Filippini nella zona industriale di Bellocchi. E il sarcasmo in chi giornalmente o più volte anche è costretto a fare questo incrocio è proprio necessario, visti gli sballottamenti ai quali sono sottoposti con le loro alte cabine, i tir di passaggio, oscillando ripetutamente da destra a sinistra come si fosse in un tagadà. Lo svincolo è più usato in uscita da via Filippini in direzione Superstrada ed è proprio qui che la piscina si è formata per il passaggio intensivo dei mezzi pesanti. Ma non è che le altre parti dello svincolo stiano meglio. Due profonde buche sono presenti nell'asfalto, una proprio davanti alla linea d'arresto dello spartitraffico e l'altro nella corsia di entrata. Insomma, lasciate ogni speranza voi che entrate o uscite, siete destinati a sobbalzare. I camionisti si fermano e ci invitano a perorare la loro causa su questo disagio per rimandare il più possibile l'appuntamento col fisioterapista per la loro schiena e noi raccogliamo il loro accorato appello, essendo stati proprio loro i segnalatori, affinché questo punto martoriato della zona sia sistemato a dovere e l'unica piscina da frequentare quindi resti la Dini Salvalaio. Ma ce ne sono altre di buche segnalate in giro per la città. Tra queste andiamo a vedere le immagini, ci sono anche quelle che riguardano la zona di Ferriano, la strada di Ferriano. Queste sono immagini che ci hanno inviato una nostra reporter di strada che si è armata di macchina fotografica o comunque di cellulare per scattare queste immagini che vi stiamo mostrando. Adesso invece andiamo a Famiglia Nova, nel cuore della città di Fano, perché la nota struttura di accoglienza per anziani ha inaugurato una nuova sede dove potranno essere ospitate ulteriori 20 persone. La struttura assistenziale per anziani Famiglia Nova in via Malvezzi, nel cuore del centro storico fanese, ha inaugurato recentemente una nuova struttura di accoglienza a pochi passi dalla storica sede e che potrà accogliere altri 20 anziani auto o parzialmente autosufficienti. Famiglia 2 per il momento è questo il nome assegnato alla nuova struttura. È una ex casa di accoglienza di proprietà della congregazione Pie Venerini e ristrutturato dalla Onlus Anconetana. La nuova struttura usufruirà del medesimo metodo assistenziale formativo della casa madre, ma animando ulteriormente la zona con la vitalità e la professionalità che contraddistingue da sempre gli operatori della cooperativa, che vanta ben 20 strutture d'accoglienza, nelle quali risiedono 1200 anziani, dando lavoro a 600 dipendenti tra infermieri, operatori sociosanitari, psicologi e fisioterapisti. Si voleva dare una risposta adeguata per tutti quegli anziani auto o parzialmente autosufficienti che non potevano però vivere in autonomia
e hanno bisogno di un supporto, comunque di un ambiente comunitario. Ecco che è nata questa idea, questa struttura. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del vescovo Trasarti e del sindaco di Fano, accompagnato dall'assessore del welfare di comunità Dimitri Tinti. La progettualità su quella che abbiamo lavorato parte un po' dall'esperienza che abbiamo vissuto nella prima famiglia nuova, quindi sicuramente l'importanza alla relazione con l'anziano, che è terapeutica a volte molto più di tutta l'assistenza sanitaria e sociale che possiamo fornire, e poi alcune idee da mettere in campo perché questa struttura, anziché essere solo Famiglia Nova 2, sia una versione 2.0. Famiglia Nova 2 sarà anche il luogo in cui verrà avviato un nuovo progetto pilota per le Marche tra anziani e bambini, con la collaborazione di un asilo del territorio. Noi vogliamo portare qui proprio il concetto di educazione intergenerazionale, quindi far lavorare bambini e anziani insieme, quindi recuperare tutto quel bacino di valori, di tradizioni che comunque un po' la nostra società sta perdendo. La politica, Gennaro Campanile si è dimesso dalla carica di assessore a Senigallia, lo ha annunciato lui stesso sottolineando che si tratta di una scelta dovuta alla mancata fiducia reciproca con il sindaco Maurizio Mangialardi. La scelta di rimettere nelle mani del primo cittadino la delega alle risorse finanziarie e patrimoniali, allo sviluppo economico e al commercio segue di fatto una infuocata riunione nel PD in cui si discuteva proprio delle primarie di coalizione. Non è escluso che ora l'ex assessore possa passare ai Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi. Lunedì prossimo, tra l'altro, vi ricordo che il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, sarà proprio nostro ospite a Primo Cittadino in onda dopo questo telegiornale. Torniamo a Faro. Ieri la Confcommercio ha inaugurato la sua nuova sede in via San Francesco, nel cuore di Fano, per essere più vicini alle esigenze dei commercianti. Un valore aggiunto e un segnale forte dato ai commercianti per sostenerli in questo periodo di difficoltà e desertificazione. Con queste parole la presidente di Confcommercio di Fano, Barbara Marcolini, ha presentato gli obiettivi dell'associazione dopo il taglio del nastro della nuova sede avvenuto martedì scorso nel centro storico in via San Francesco di fronte al municipio. I locali più ampi e più funzionali sono pronti ad accogliere gli imprenditori e gli associati fanesi, circa 580, per lavorare insieme a loro, fare squadra e potenziare i servizi che vengono offerti alle imprese che operano nel commercio, turismo, trasporti e artigianato. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del vescovo Armando Trasarti, il direttivo ha illustrato la missione e i vari progetti in cantiere, tra questi gli itinerari dei luoghi della fede e un nuovo format per premiare coloro che, in controtendenza, avranno il coraggio di aprire una nuova attività. Vogliamo una città dinamica e vitale. In questo momento dove vediamo persone che continuano ad acquistare online, dove non c'è più un rapporto con le persone, il rapporto tra il commerciante e il cliente, noi è proprio questo che vogliamo recuperare. Noi vogliamo veramente stare vicino a tutti gli imprenditori che ogni giorno alzano la serranda, si danno da fare e stanno sul campo, facendo e mettendo in campo tutte le competenze, le collaborazioni con le amministrazioni, con le banche, con altri imprenditori, con le professionalità varie, perché soltanto collaborando e mettendosi insieme è il momento in cui si può dare veramente una svolta. La nuova sede rientra nel piano di sviluppo fortemente voluto da Amerigo Varotti. Il direttore generale di Confcommercio ha annunciato che nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del segretario locale che prenderà il posto di Francesco Mezzottero. La precedente sede è stata inaugurata il 1 ottobre del 95, quando io, il 1 maggio del 95, ho assunto la direzione generale della Confcommercio, e già allora ipotizzammo un percorso di apertura di sedi sul territorio che poi si è perfezionato nel corso degli ultimi anni, anche con la presidenza Serra, perché l'obiettivo è quello di stare vicino alle imprese. La nuova sede viene anche a seguito di un percorso di rinnovamento del gruppo dirigente, oggi sempre più impegnato in un confronto serrato con l'amministrazione comunale. La festa è proseguita al Teatro della Fortuna con il concerto di Anima Libera, tributo a Mogol Battisti.
E per non perdere nemmeno un evento sportivo, a Fano il Comune, l'assessorato in particolare allo sport, si è dotato di un calendario. Un lavoro che da tempo studiavamo in ufficio sport, ma soprattutto nasce da un'esigenza della polizia locale, dell'ufficio viabilità, di coordinare le manifestazioni sportive, perché se pensate ad esempio una gara podistica interviene in una città, coinvolge il traffico, e quindi abbiamo messo in fila, in ordine, tutte le manifestazioni sportive che si ripetono in un anno e in un calendario che è gestito con le stagioni, inverno, primavera, in estate naturalmente gli eventi sportivi sono tanti, fino ad arrivare all'inverno, sono tutti quelli eventi che si ripetono sempre, quindi la città deve conoscere quando capitano, nelle settimane del mese, anche per non accavallare gli eventi, e quindi è una bella panoramica che testimonia la vivacità dello sport fanese, questo lo posso testimoniare. La scelta della copertina è sicuramente l'evento tradizionale storico della città di Fano, che testimonia un po' anche questa storia di associazioni che si sono inventate degli eventi unici, originali, è fanese d'oca, un nome anche molto particolare, ed è anche un evento turistico, perché lo sport è anche turismo. In questo bel calendario spiccano sicuramente la nuotata lunga, ma penso anche alla Colle Marathon, che testimoniano come lo sport può essere anche un volano per l'economia. Questo lo sappiamo bene e questo è anche l'inizio per continuare un lavoro da svolgere. E a Pesaro invece c'è attesa per l'accensione dell'albero, il grande show che inaugura gli eventi di Natale. Ballerini, cantanti, musicisti, animatori, prestigiatori e tanti altri talenti saliranno nel prestigioso palco di Piazza del Popolo per esibirsi di fronte alla magica atmosfera che avvolge l'intero centro storico per le feste natalizie. Sabato 23 dalle ore 18 si accenderà il Natale a Pesaro con una cerimonia di apertura della quinta edizione della manifestazione che animerà le vie del centro storico fino al 6 gennaio. Grandi spettacoli di luce attesi con proiezioni video e laser e l'inaugurazione del Christmas on Ice, pista di pattinaggio su ghiaccio, attesa anche l'apertura dei mercatini natalizi e l'accensione dell'albero di Natale con oltre 20.000 luci LED. Novità annunciate a partire dal maxi schermo di 8 metri che scenderà dal Palazzo del Comune fino al nuovo tema scelto per questa edizione. Quest'anno il tema della manifestazione sarà l'ambiente. Abbiamo voluto portare avanti questo tema proprio perché soprattutto nei giovani c'è una grandissima attenzione ai temi del cambiamento climatico. La manifestazione dura 40 giorni, quindi per 40 giorni avremo nel centro storico di Pesaro spettacoli e intrattenimento creato dalle realtà del territorio che ogni anno partecipano numerose, ma anche da tante altre realtà che verranno comunque sia da fuori per portare la propria arte e i propri spettacoli nel centro storico di Pesaro. Il Natale di Pesaro è caratteristico anche per il coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Artistico Mengaroni, i quali, supportati dai docenti, hanno realizzato anche per quest'anno l'animazione della favola di Natale, con l'obiettivo di far vedere alla città il valore artistico che gli studenti possono offrire. L'atmosfera natalizia sarà anticipata dalla tanto attesa ruota panoramica a trazione alta 24 metri, con 18 cabine da 6 posti ciascuna e 8.000 punti luce LED, che verrà posizionata a largo Aldo Moro e resterà attiva fino al 6 gennaio prossimo. Il Natale sarà caratteristico anche con il ritorno del cinema in centro, con la riapertura dell'Astra. La cerimonia di apertura sarà anche quest'anno emozionantissima e soprattutto piena di grandissime novità e in qualche modo ci farà stare per quei 25 minuti, mezz'ora, con lo sguardo rivolto verso il cielo, con tutte le iniziative che si seguiranno fino all'accensione dell'albero e delle luminarie in contemporanea. Volevo concludere ringraziando di cuore sentitamente tutte le forze dell'ordine che assieme a noi garantiranno la sicurezza di questo evento e soprattutto di questi 45 giorni.
Oggi, durante l'assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, si è discusso anche dell'introduzione dell'indennità minima di dignità per i sindaci dei piccoli comuni. E sull'argomento è intervenuto anche il Premier Giuseppe Conte. Le sue parole, che ascolteremo tra poco, sono state accolte con soddisfazione anche da Matteo Ricci, che è presidente delle autonomie locali italiane. Ma sentiamo le parole del Premier. C'è ancora molto da fare. Sono consapevole anche di alcune più urgenti richieste che vi stanno a cuore. Siamo in piena manovra economica, abbiamo adesso la difficoltà che voi conoscete bene di far quadrare i conti, però vi assicuro che stiamo facendo il massimo sforzo per reperire risorse per innalzare l'indennità minima dei sindaci dei piccoli comuni. Voi lo sapete meglio di me, ma bisogna dirlo a tutti i cittadini che ci stanno seguendo. La responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile di un sindaco di un piccolo comune è identica a quella di un grande comune. E allora almeno un'indennità minima è necessaria assolutamente. Adesso invece andiamo a Cartoceto, dove nel fine settimana si è concluso il Festival DOP dell'olio d'oliva con il Gran Galà del Gusto. Il servizio è di Filippo Pucci con le interviste di Davide Cecchini. Una serata di grande musica e spettacolo accompagnata dalle eccellenze del territorio. Un binomio vincente che per il secondo anno consecutivo ha visto il successo del Gran Galà del Gusto, la serata evento che chiude le iniziative di Cartoceto DOP, il festival. La serata, dedicata all'oro verde delle Marche, si è svolta sabato scorso alla presenza di centinaia di persone che hanno occupato tutta la sala del Maxi Dancing Settimo Cielo. Dal 2014 questo evento sa coniugare perfettamente una proposta artistico, culturale, musicale di grandissimo livello all'interno del borgo storico di Cartoceto, assieme all'eccellenza che questo nostro territorio esprime. L'evento, organizzato dalla Proloco di Cartoceto, Fano, Monbaroccio, Montemaggiore, Saltara, Serrungarina, dall'associazione Rosciano Insieme e patrocinata dal comune di Cartoceto, è stato arricchito dall'intrattenimento molto apprezzato dal pubblico del concerto cabaret di Nino Frassica e i Los Pluggers. Noi facciamo uno spettacolo proprio dedicato al pubblico, è una festa con canzoni le più facili, le più conosciute, in modo che tutti cantino, ed è una festa, ogni sera è diversa e quindi ci piace coinvolgere il pubblico. Abbiamo ripreso con le nostre telecamere la gente che si è divertita tantissimo, hanno ballato, si sono divertiti con la comicità di Nino Frassica. Cerco di stirare ancora, però penso che mi ritiro, tra 20 anni mi ritiro. Grazie Nino Frassica, prego. Buona continuazione. Complimenti, lo show non finisce qua. Ciao. Il Gran Galà poi è continuato con le note dell'orchestra Laura e Mauro e dalle coreografie di ballo della New Dance Academy. A fine del ricco menù della serata, la torta finale, una bavarese all'olio di Cartoceto con amarene di Cantiano su un pan di Spagna al liquor d'olivo e glassa alle amarene, piena la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell'evento. Tutti insieme siamo appunto riusciti a imbastire questa stupenda serata che ha avuto una continuazione di palchi, di cambio di scena, e non mi resta che dirvi, oltre a tante grazie, vi aspetto all'edizione 2020. E prima di salutarci apriamo l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a questa coppia che vedete già alle mie spalle, una coppia formata da Tiglio e Ilde Serfilippi che festeggiano insieme 70 anni di matrimonio. Auguroni anche da parte di tutti noi di Fano TV. Vi ricordo che lunedì prossimo alle 21 in diretta qui sul canale 17 di Fano TV, dopo il telegiornale, c'è Primo Cittadino, ospite, ve l'abbiamo già ricordato, il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi. Tra poco uno speciale dedicato a sapori e aromi d'autunno. L'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.